in via Galba, in viale Ferdinando Baldelli e in via Capraia sta avvenendo questa sperimentazione di un nuovo asfalto che dovrebbe garantire sicurezza e soprattutto, siccome già è stato sperimentato anche negli Stati Uniti d'America, dovrebbe rappresentare una garanzia per quanto riguarda il problema buche. È stato soprannominato infatti asfalto anti-buche. Si chiama però nel termine tecnico gliosonit, se non vado errato, o giù di lì. E è questo tipo di asfalto che in qualche modo, in qualche maniera, va contro quelle che sono le buche che conosciamo e che sono disseminate per Roma. In via sperimentale nell'ottavo municipio, via Galba, viale Ferdinando Baldelli, che è un viale piuttosto lungo che vede come affaccio su di lui, perché è un viale, l'entrata dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Ecco, io chiaramente parlo per sentito dire, ma questo asfalto sembrerebbe abbastanza buono e resistente, quindi in teoria dovrebbe andare a salvaguardare la salute di chi eventualmente andrà a percorrere i tratti di strada con il nuovo asfalto in questione. Bene, voglio congratularmi pubblicamente ovviamente con il Campidoglio, con la giunta di Raggi, Virginia e con tutti gli addetti ai lavori. Ho visto anche attraverso la mia presenza in loco come per l'appunto i lavori vanno avanti e entro il 6 di giugno, che è mercoledì ovviamente 2018, i lavori andranno a terminare. Bene, speriamo, mi auspico che veramente questo asfalto garantirà efficienza, sicurezza ed efficacia per tutti quei romani che vivono nella capitale d'Italia. Ripeto, in modo sperimentale si sta impiegando nel municipio 8 e nel municipio 3, terzo quindi di Roma, nel municipio 8 tramite le vie viale Ferdinando Baldelli, via Galba, nel terzo municipio invece in via Capraia. Vedremo quello che accadrà, intanto i lavori vanno avanti in maniera molto buona e quindi efficace. Grazie da narratore italiano Maria Soleandro, è tutto, un caro saluto e al prossimo video.